Prima di cominciare, ti invito a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news sempre. Gian Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, benvenuti. Primo colpo ufficiale della stagione calciomercato 2019-2020 lo fa il Napoli assicurandosi le prestazioni del terzino Di Lorenzo dell'Empoli. L'Empoli retrocede in Serie B in modo anche piuttosto ingiusto perché comunque a mio modo di vedere per quanto fatto vedere quest'anno con la rosa che aveva ha dimostrato di poter rimanere nei grandi palcoscenici. Però ragazzi, l'Empoli torna giù e quindi insomma molti campioni, molti anzi anche buoni giocatori dell'Empoli, vedi Di Lorenzo, ma vedi anche Bennacer, vedi anche Caputo, insomma rimangono in quel limbo tra Serie A e Serie B e molte squadre se le accaparreranno. Il Napoli intelligentemente si muove subito, va a prendere Di Lorenzo per 10 milioni di euro. Allora, che cosa ne penso? Innanzitutto penso che il Napoli, poi lo vedrete anche nel mio mercato che farei, che inizia oggi, quindi non so se avrete già visto il mercato che farei quando vedrete questo video oppure lo vedrete dopo, però insomma penso oggi inizieremo con il Napoli. Io nel mercato che farei avevo lasciato sia Isai che Gulam, sia Malquit che Mario Rui, perché comunque per me erano quattro buoni giocatori. Malquit e Gulam ottimi titolari, sai che Mario Rui discreti panchinari, quindi per me non c'era bisogno di fare questo grande cambiamento. Ovviamente però attenzione, c'è questo problema di nome Giuffrida, che comunque è il procuratore di Mario Rui, è il procuratore di Isai e fare panchina non ha voglia, vedere i suoi giocatori far panchina non ha voglia. Proprio per questo il Napoli doveva muoversi in tal senso, vendendo Isai, vendendo Mario Rui e rimpiazzandolo con dei giocatori, con uno dei giocatori, insomma, che potessero tenere testa appunto ai titolari un minimo e soprattutto garantire quella qualità minima da Napoli. Ora, Di Lorenzo ad Empoli ha fatto benissimo, quindi per me questo è un acquisto molto intelligente. Ha fatto 5 reti, ha fatto 3 assist, può giocare da ambedue le parti, quindi insomma che lo si metta a destra o che lo si metta a sinistra è un giocatore molto prezioso sulla fascia bassa laterale, cioè sulla fascia bassa laterale è una ripetizione. Il cartellino è stato pagato 10 milioni di euro, è un po' tanto per una squadra che stava tornando in Serie B. Vediamo se poi insomma verrà smentita la cifra, verrà drasticamente abbassata a 10 milioni, è un po' tanto, prima di prenderlo anche a 5-6 milioni, anche perché per me il giocatore del valore, il valore del giocatore è quello, cioè anche oggi l'Empoli, qualora si fosse salvato, Di Lorenzo ti vale 10 milioni di euro, quindi il fatto che l'Empoli è tornato in Serie B si poteva un pochino limare su qualche milioncino. L'Empoli che l'ha pagato 600.000 euro circa, quindi fa un'ottima plusvalenza. Di Lorenzo è un ottimo giocatore. A mio modo di vedere, il Napoli qua fa veramente un colpo intelligente, anche perché ti prendi un giocatore 25enne, quindi ancora molto giovane, che ha già avuto quest'anno di esperienza in Serie A con l'Empoli, quindi non è quel giocatore che magari ti costa una fracca, un botto di soldi, perché comunque ha un'esperienza enorme. Però l'esperienzetta l'ha fatta. E che comunque adesso sta a te lanciarlo. Tra l'altro il mister è Ancelotti, quindi nel senso nemmeno a dire che si parla di un misterino, ok? Si parla di un signor mister. Quindi con Ancelotti ha tutte le carte in regola per migliorare, per confermarsi. Ora, voto all'acquisto, do un bel 7. Il Napoli per me ha fatto un ottimo acquisto, aspettando poi che chiuda anche l'altra parte Castagne, perché pare che voglia prendere anche Castagne. Per il momento gli do un bel 7. Da prendere al Fantacalcio? Non lo so, perché comunque sappiamo che il Napoli con i terzini dell'Empoli ha un ottimo rapporto, vedi Mario Rui, vedi Sai, però va detto anche che con l'esplosione di Malquit, con la conferma di Gulam, Di Lorenzo è forte, ma potrebbe veramente trovare poco spazio. Poi vedremo anche come Ancelotti gestirà la rosa completa. Con Sarri eravamo abituati a vedere una gestione di 13, 14, massimo 15 giocatori. Con Ancelotti c'è l'ampia rosa, l'ha dimostrato anche l'anno scorso, però non gli hanno dato possibilità nemmeno di dimostrarlo in modo troppo ampio. Perché sì, l'ampia rosa, ma a centrocampo c'aveva 2 giocatori, sulle fasce ce n'aveva 4 contati, in difesa ce n'aveva 4 contati più Luperto, con Albiol sempre rotto, quindi bisognerà anche vedere come gestire la rosa lunga. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, vi invito a lasciare come sempre un mi piace, in caso contrario un dislike, vi ringrazio per aver visto questo video, buon show alla Lalla, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, Simone Sicco, _ official, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.